Romana Diesel all'October Track Fest. Ecomondo a Rimini. Novità del Grifone. Fassi all'IAA di Hannover. Bentrovati! Apriamo questa nuova edizione di Trekking News parlando della Romana Diesel, che dal 1937 è la più completa organizzazione al servizio dell'autotrasporto a Roma e nel Lazio e che organizza anche quest'anno l'October Track Fest, la classica festa d'autunno dedicata agli autotrasportatori e alle loro famiglie, giunta con il 2014 alla sua terza edizione. L'appuntamento è quindi per sabato 11 e domenica 12 ottobre dalle ore 10 alle 17 in via Collatina 456 a Roma e sarà dedicata all'esposizione dei veicoli nuovi di tutti i brand commercializzati da Romana Diesel insieme ai veicoli d'occasione plurimarca. Alla festa parteciperanno anche gli allestitori di veicoli che negli stand a loro dedicati offriranno materiale informativo e delucidazioni sulla loro attività. Momento clou dell'October Track Fest sarà il Rodeo Case. Si tratta di una gara di abilità su macchine movimento terra e organizzato da Case Construction per individuare il migliore operatore europeo del settore. E vi ricordo che dal 5 all'8 novembre si svolgerà la 18ª edizione della fiera dedicata allo sviluppo sostenibile e al recupero dei materiali e dell'energia. Stiamo parlando di Ecomondo. Si terranno così a Rimini gli stati generali della Green Economy, ossia le giornate di studio che hanno come tema guida le imprese per lo sviluppo di un'economia verde. La sessione di apertura tratterà il semestre Unione Europea a guida italiana per spronare ad un cambio di passo nelle politiche comunitarie. Nella seconda giornata invece sarà protagonista il mondo delle imprese anche con la diffusione dell'annuale rapporto Green Economy 2014 promosso da Fondazione Sviluppo Sostenibile ed Enea, contenente un'indagine condotta in collaborazione con le imprese per impostare una prospettiva di crescita green. Ma non ci sarà solo Ecomondo a Rimini Fiera, infatti i 16 padiglioni saranno occupati anche dalle manifestazioni dedicate all'ambiente. In contemporanea si svolgeranno quindi Key Energy, la fiera internazionale per l'energia e la mobilità sostenibile, Key Wind, salone dell'energia del vento, Cooper Ambiente, salone del sistema cooperativo legato all'ambiente e infine H2R Mobility for Sustainability. La Scania apre un nuovo concessionario nella zona di Andria e porta a 23 il numero totale di centri a marchio Il nuovo concessionario, la cui sede si è inaugurata a metà settembre con la classica open house e con circa 500 clienti in due giorni, è legato alla famiglia Ribatti. Attualmente la sede sfrutta 23.000 metri quadrati in cui trovano posto officine, piazzali per gli usati, showroom e piazzali per la vendita di trailer isotermici della Lamberet tramite il concessionario Lombardo, Mantella e di trailer Centinati della Schmitz. Un'offerta a tutto tondo, quindi, ha precisato Franco Fenoglio, AD di Italscania, è intervenuto all'inaugurazione aggiungendo la Ribatti opera per le province di Bari, Barletta, Trani, Foggia e Basilicata. Oltre 30 indipendenti per un'offerta completa, quindi dall'acquisto con finanziamento Scania ai tagliandi all'assistenza programmata al soccorso stradale 24 ore su 24. Fassi all'IAA di Hannover punta sulla meccatronica che integra soluzioni meccaniche ed elettroniche. In esposizione le gamme XE e XHE che aumentano il controllo elettronico e sviluppano prestazioni più importanti. I nuovi modelli hanno carter di protezione tipo carbon look, display a colori, a icone stile iPad da 7 pollici che offre il completo controllo della gru tramite allarmi, messaggi, temperature e pressioni del carico nei martinetti. Inoltre montano la nuova versione del sistema di stabilità che sfrutta la migliore efficienza del sensore angolare collegato al limitatore di momento.
Ed è proprio il caso di dire basta saldature. Infatti un'opportuna ingegnerizzazione permette solo con i bulloni di montare la cassa ovunque e in poco tempo, esattamente in 3 ore. La Drago Ribaltabili sta proponendo al mercato europeo una nuova cassa per tipper in kit e le ricerche si sono concentrate in particolar modo per ottimizzare le spedizioni delle vasche smontate complete di controtelaio e cilindro oleodinamico, compattando l'intero kit in uno spazio ridotto. I singoli pezzi forniti in un kit di montaggio completo di manuale di istruzioni possono essere velocemente e facilmente assemblati da qualsiasi officina specializzata, ottenendo così in poche semplici operazioni l'allestimento finito di un veicolo industriale. E questa era l'ultima notizia di oggi, appuntamento con una nuova edizione di Tracking News venerdì. Grazie, vi aspettiamo, arrivederci. We'll be right back.